Om namo bhagavate vasudevaya. 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 Om ajnana timirandasya gyananjana shalakaya chakshuramilitam yena tasmai shri gurave namaha. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza. Il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale. Offro a lui il mio più rispettoso omaggio. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimante Manusevita Prabhutinamina Dasyatva Prabhupadasya Nimagnaya Nirantanamanu Pasya Palana Shiksham Prelakaya Namostute Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimante Bhakti Vedanta Swamini Tinamine Namaste Sarasvate Devi Bhoravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Paschata Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Dunque oggi leggiamo dalla rivista Ritorno a Krishna l'articolo intitolato, un titolo complesso, il controllo esclusivo basato sul possesso di sé. Il controllo esclusivo basato sul possesso di sé. Sottotitolo: i codici legali e morali ci garantiscono il controllo esclusivo del nostro corpo, ma la maggior parte dei sistemi fisiologici opera senza il nostro intervento cosciente. Hare Krishna. Saluto speciale a tutti i devoti, a tutti gli amici in questo momento in linea, a tutti coloro i quali riascolteranno questo studio, analisi e lettura dell'articolo, di un articolo tratto dalla rivista Ritorno a Krishna, che è la rivista del movimento Hare Krishna. Andiamo a leggere quali sono gli scopi di questa rivista. Aiutare la gente a discernere la realtà dall'illusione, lo spirito dalla materia, l'eterno dal temporaneo. Evidenziare i difetti del materialismo, offrire guida nelle tecniche vediche della vita spirituale, preservare e diffondere la cultura vedica, celebrare il canto dei santi nomi del Signore come insegnato da Sri Chaitanya Mahaprabhu, aiutare ogni essere vivente a ricordare e servire Sri Krishna, Dio, la persona suprema. Quindi, scopo della rivista Back to Godhead è far tornare tutti quanti back to Godhead, farci ritornare tutti quanti a casa, da Dio. Dunque, il controllo esclusivo basato sul possesso di sé, del dottor Asvini Kumar Mishra, è un chirurgo del Servizio Sanitario Nazionale di Londra. Desidera ringraziare sua moglie Radhika Devidasi e Raghupati Das per i loro consigli nella stesura di questo articolo. Hare Krishna. In un paese a regime democratico, il possesso di sé è un diritto esclusivo di ogni persona, altrimenti noto come sovranità o autonomia individuale. Questo possesso di sé, noto così, come sovranità o autonomia individuale, è il diritto morale che ogni persona ha di controllare in modo esclusivo il proprio corpo nell'arco della propria vita. Dal punto di vista etico e legale, l'autonomia individuale è più importante del fare del bene agli altri. Per esempio, gli obblighi morali e legali impediscono ad un medico di assistere e curare pazienti affetti da forme tumorali guaribili se questi rifiutano la terapia. Qualsiasi cura che non abbia il consenso del paziente, anche se motivata da buone intenzioni, è considerata una violenza. Se un chirurgo che opera un paziente affetto da tumore all'ovaio destro ne trova uno anche nell'ovaio sinistro, non può intervenire chirurgicamente senza aver ricevuto il permesso del paziente. Deve prima risvegliarla dall'anestesia e parlare con lei di quello che ha trovato.
Questo esempio mostra quanto sia rilevante l'autonomia individuale nelle questioni di salute. La legge tratta l'individuo come il proprietario del corpo e l'unico detentore del suo controllo. Così dice la legge. Il potere di controllo che sperimentiamo ogni giorno sul nostro apparato muscolo-scheletrico, si vede che è un medico questo devoto. Il potere di controllo che sperimentiamo ogni giorno sul nostro apparato muscolo-scheletrico rafforza in noi l'idea di averne la gestione esclusiva sul piano materiale. Per esempio, se vogliamo scrivere qualcosa, l'organo preposto, cioè la mano, realizza il nostro desiderio. Nessuno al mondo può obbligarci a scrivere o impedirci di farlo senza il nostro consenso. Il connubio tra la gente, tra la legge, il connubio tra la legge e la nostra esperienza quotidiana ha l'effetto di consolidare nella nostra mente la convinzione di avere il controllo esclusivo e ci rende incapaci di vedere la natura olistica della realtà. Varia e variegata, olistica. Connubio, no? Connubio significa l'unione, la sinergia, l'unione tra legge e la nostra esperienza quotidiana, ha l'effetto di consolidare nella nostra mente la convinzione di avere il controllo esclusivo e ci rende incapaci di vedere invece la natura complessa, olistica della realtà. Benché essa non sia difficile da cogliere, a lume di logica, basandoci sulla conoscenza scientifica e sui contenuti della letteratura vedica, diamo ora uno sguardo a quanto davvero possiamo gestire e possedere il nostro corpo. Vediamo, a lume della logica, basandosi sulla conoscenza scientifica e sui contenuti della letteratura vedica. Allora, adesso inizia un paragrafo intitolato Azioni involontarie. Il sistema nervoso del nostro corpo, alimentato dai vasi sanguigni, è una rete che si connette ai vari organi e ai tessuti. I nervi controllano gli organi che Allora, perché qui finisce in un modo, qui inizia in un altro. Vediamo. Va bene, diciamo allora, il sistema nervoso del nostro corpo, alimentato dai vasi sanguigni, è una rete che si connette ai vari organi e ai tessuti. Nel nostro corpo ci sono due sistemi nervosi, uno somatico e uno autonomo. Il primo, quello... Bravo, Diagolani, l'ho visto, è somatico. Ti intendi di... No, perché l'abbiamo appena... Allora, il primo ci permette di avere il controllo volontario di azioni, come per esempio camminare, danzare, mangiare, dice Jagoranga, va bene, non c'è scritto per mangiare, danzare, sollevare i pesi e via dicendo. Il secondo invece, quello autonomo, l'avevo detto 2 secondi fa, già si è scordato. Allora, diciamo, ci sono due sistemi nervosi, quello somatico e quello autonomo. Quello somatico ci permette di avere il controllo volontario di certe azioni. Il secondo, invece, gestisce le azioni involontarie. Autonomo, infatti, si chiama. Quello involontario, che si svolgono a nostra insaputa e includono la respirazione, il battito del cuore, la digestione e l'assorbimento. Il sistema nervoso autonomo controlla con delicatezza funzioni che esulano dall'apparato muscolo-scheletrico e da poche altre strutture. Persino quando dormiamo profondamente, il nostro cuore continua a battere, i reni a filtrare, l'intestino a digerire e i polmoni a ossigenare il sangue e ad eliminare i gas di scarico dal nostro corpo.
non siamo neppure consapevoli di tutto ciò che accade nel nostro organismo ad ogni istante, no? Che dire dunque di averne il pieno controllo? Provate a immaginare come vivremmo se dovessimo gestire consciamente le attività del nostro corpo. Allora, una persona affetta dalla sindrome di ondine, conosciuta anche come sindrome di ipoventilazione centrale congenita, ha la sventura di controllare volontariamente l'apparato respiratorio. La gente in queste condizioni deve stare sveglia e fare lo sforzo cosciente di respirare. Se si addormentano, vanno in arresto respiratorio. Oppure, se soltanto dimenticano di respirare, sviluppano i sintomi tipici della carenza di ossigeno nel sangue. Pensate un po'. Poiché si tratta di una malattia che dura tutta la vita, i pazienti necessitano di un supporto ventilatorio meccanico per dare aria ai polmoni, specialmente quando dormono. La medicina può molto poco al riguardo. Come possiamo pretendere di essere coloro che hanno il controllo esclusivo se non siamo nemmeno coscienti delle azioni involontarie del nostro corpo? Chi controlla? Chi? Domanda. Chi controlla quindi, coordina e dirige queste attività così vitali per la nostra sopravvivenza? Se non sono io, chi?